Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo con i consigli di Ene. Scusate se sono sparita per un pochino di tempo, ma mi sono presa appunto un po' di tempo. Perché sì, perché ci sono anche i periodi no nella vita e quindi è giusto prendersi e rilassarsi un pochettino. Comunque vi spiego tra virgolette meglio nel mio ultimo vlog, che penso sia già uscito, comunque uscirà prestissimo. Io non riesco a star ferma. Ho anche questa mini acconciatura da oggi. E niente, vi ricordo prima di iniziare qua sotto di andare a seguirmi dappertutto, quindi ci sono tutti i miei riferimenti TikTok, Instagram, tutto quanto, e c'è anche la lista Amazon che ho deciso di mettere da qualche mese, perché questo mese qua, precisamente il 28 giugno, quindi questa domenica, è il mio compleanno in vecchio, ahimè, quindi ho deciso di mettere questa lista Amazon e chi vuole può farmi qualche regalino. Iniziamo subito. Avete scelto voi, quindi è per questo che mi dovete seguire su Instagram. Avete scelto voi il nuovo argomento dei miei consigli, quindi consigli di Ene. E avete scelto gli illuminanti. Io inizierei subito, vi ripeto che non è una classifica. Inizierei subito con gli illuminanti liquidi. Allora, vi devo dire, in linea generale, tutti gli illuminanti che io ho provato nella mia vita, liquidi o comunque stick, sono stati ottimi e mi sono trovata bene. Quindi in generale vi devo dire questa cosa: è difficile che un illuminante liquido faccia schifo, che sia brutto. Però ci tengo a consigliarvi di cuore questi qui, ad esempio di Molac, che sono gli Oh My God. Giusto? No, Oh My Glow, mi sa che si chiamava la linea, non lo so perché c'è scritto solo OMG. Sono di 15 ml. Questa qui è la tonalità Gold. Io ho tenuto anche la scatola. E il prodotto si presenta così. Ce n'è anche un'altra versione più scura e un'altra invece rosata. Anche qua faccio gli swatch. Abbiamo quindi la pompettina e questo qui è lo swatch. Guardate che bello. Tra l'altro l'ho messo anche oggi, però sopra poi ci ho applicato un altro illuminante. Però come base sono stupendi, ma sono stupendi in generale questi qui. Veramente ve li consiglio di cuore. Come vi consiglio anche questi qui di Coverfix, che sono famosissimi. Questo è un campioncino che mi era stato appunto omaggiato in un mio ordine, non mi ricordo quando e dove. E questo qui è Moonlight, sempre pompettina. Questi sono leggermente più liquidi. Vediamo un po', sono anche abbastanza simili come colore. Ok. Queste qui sono di Coverfix, questa di Mulac. Vedete che questo di Coverfix è più chiaro, mentre questo di Mulac è più dorato. Però, insomma, belli tutti e due. E ve li consiglio, però. Io vi consiglio sempre di più Mulac perché mi piace da impazzire, ce l'ho nel cuore Mulac. Poi andiamo avanti. Ah, ovviamente farò un video a parte con tutte le palette viso, quindi sicuramente illuminanti validi stanno anche in molte palette, però farò poi tutto insieme. Quindi questo è solo video sugli illuminanti singoli. Allora, vediamo un po', ci tengo a consigliarvi questo illuminante qui di Cosmify. Nello specifico questo è stato ideato da Basic Gaia e questi sono i Basic Marble. Allora, questo qui è uno dei primi usciti, quindi la prima uscita che fece, e è Ecstasy. Vedete che ha il pack con tutte queste venature lilla e oro. Poi in realtà swatchato risulterà un colore oro abbastanza freddino, però molto bello. Ve l'ho messo qua. Guardate che bello, bellissimo davvero. E li adoro, cioè lo adoro perché ho solo questo, mi piace tantissimo. Ha un buon odore, anche se non vi so dire precisamente di cosa, però ha un buon odore. Non ha lo specchio, però questi prodotti sono buoni. So che le ha rifatti, quindi ha fatto un'altra linea, sempre dei Basic Marble, però rifatta, in cui ha ripreso alcuni colori e ne ha creati di nuovi. In generale io comunque ve li consiglio. C'hanno una bella grana, sono pigmentati, carini, insomma. E dura tantissimo, questo prodotto dura tanto. Non mi ricordo come si dice Forever Green. Boh, non mi ricordo. Vabbè, comunque uno
dei must have, insomma, della vita, come vi dico da anni, è il Soft and Gentle di MAC. Questo illuminante alla vita, io l'avevo comprato anni fa e è ancora qui. Non ci fate caso perché l'ho dovuto ricompattare perché mi era cascato, però, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Lo swatcho meglio. È perfetto, soprattutto se avete l'incarnato chiaro, è l'oro perfetto. Perché? In confronto a questi altri, tipo anche a Estasi, vedete, questa è Estasi, questo è Soft and Gentle, non so se si nota. Comunque rimane un oro, pur essendo un oro che si può adattare agli incarnati chiari. Perché spesso e volentieri quando io, soprattutto ho l'incarnato molto molto chiaro, se metto un illuminante dorato si vede la patacca. Quindi devo prendere uno, diciamo, bianco con i riflessi dorati. Però io voglio proprio quello dorato, quello effetto abbronzatura. E Soft and Gentle è bellissimo, un must have, veramente dovete averlo. Cioè il Soft and Gentle è la vita. Bellissimo. Eccolo qua. Stupendo. Stupendo. E poi vi durerà una vita, quindi più investimento che così se muore. Passiamo al super mega low cost e vi parlo di questi qui di Makeup Revolution. Makeup Revolution fa degli illuminanti pazzeschi e questi qui nello specifico sono, allora, questa è della linea Strobe e è Magnitude, ma questa linea qui è una cosa assurda. Non so se lo vedete, ma ha tutte le pieghette. E ecco, qua dovete stare attenti perché è super mega iper pigmentato. Eccolo qua sotto, aspettate. Eccolo qua. Non so se vedete quanto è pigmentato, ma è una cosa assurda. E questo colore nello specifico è bellissimo. È proprio un, quello che vi dicevo prima, un bianco con i riflessi dorati. Molto bello. Molto molto bello. Sempre Makeup Revolution. Questa qui invece è la linea Vivid. E il colore questo è Peach Lights. Ha le venature diverse, ma il concetto è sempre lo stesso. Eccolo qui. Questo qua invece è più chiaro. Diciamo più che altro il sottotono è più sul rosa. Ve lo metto vicino qua. E eccolo qua. Bellissimi. Questi sono super mega iperpigmentati. Se volete una cosa ben ben che costi poco, vi dico di orientarvi su questi, perché ne vale la pena. Me pulisco così possiamo andare avanti. E abbiamo quasi finito perché in realtà non ho poi così tanti illuminanti singoli da farvi vedere. Vi devo consigliare, stra consigliare assolutissimamente questi qui di Nabla, che sono i, come si chiamano? Illuminante? Ma veramente? Beh, erano usciti con una collezione, se non sbaglio, vedete? Con la The Nude? Forse, vedete che hanno il pack così. Non lo so. Comunque, il colore più bello sicuramente è Wave. Questo qui, Wave. Scusate, che è proprio un oro. Al pack, tra l'altro, c'è anche lo specchio. E è un oro pazzesco. Cioè, pazzesco. Quando qui volete proprio un bel, cioè, ok? Ok. E quest'altro invece è Venus Sand, che è un po' più rosato. Vedete, in confronto a questo qui, questo è più rosato e bellissimo anche questo, ve lo metto, mamma mia. Poi per quest'estate, guardate qua quanto è abbronzato anche un pochettino, comunque non è un rosa, cioè questi sono proprio per l'estate, belli, 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 me li pulisco e questi qui si vanno a fondere quindi, con la pelle e a quello, Wave. Questo qui più chiaro dorato è quello che indosso oggi sopra quello di Mulak. Cioè, vedete? Notate? Proprio assurdi. Anche se fanno parte di una collezione, penso che li troviate ancora tranquillamente. Questi già, secondo me, costicchiano un pochettino, però ne vale assolutissimamente la pena. Beh, pure quello di MAC costicchiava. Però, anzi, vediamo un po' qui se c'è scritto quello di MAC. 10 grammi, mentre questi 10 grammi. Ok, hanno un pack diverso, ma i grammi del prodotto sono gli stessi. Meno male. Poi abbiamo finito. Ho finito. Ultimi prodotti che
Veramente mi hanno... Oh mio Dio. Oh mio Dio, no. No, no, no. Ma perché queste cose sempre... Si è rotto. Sentivo qualcosa che si muoveva. Infatti era la cialda morta. Vabbè, l'ho ricompatto, non c'è problema. Io ho la mini size di Asla Baby, di Fenty appunto, che usciva con il gloss. E questo qui è fatto in questa maniera qua, un pochino più, diciamo, pesca dorato. Bellissimo. Eccolo qua. E lo andrò a ricompattare sicuramente. Appena finisce questo video lo vado a ricompattare. E poi hanno fatto anche questi qui. Questo è full size. Guardate che bestia. Cioè è veramente grosso. Questi kit qui con due illuminanti. Io l'avevo preso perché volevo questo qui. Color menta. Molto particolare. Infatti quello si chiama Mint Mojito. E l'altro Sand Castle. Questo qui ho detto vabbè, questo è scuro, non lo metterò mai. Però mi ero innamorata così tanto che dico vabbè, lo voglio provare. In realtà sto Sand Castle è una roba spaziale, soprattutto da utilizzare d'estate, perché comunque su una pelle, eccolo qua, questo è Sand Castle e questo è Mint Mojito, ecco qua i nomi. Dicevo, soprattutto questo qui, Sand Castle, comunque è un po' scuro, quindi vedete, se io lo metto quando non sono abbronzata, quando sono ancora modalità fantasma morto, non fantasma normale, attenzione, fantasma morto, mi fa un po' di macchia, vedete? Però altrimenti si va a fondere con l'abbronzatura, è una cosa pazzesca. Tra l'altro questi qui li potete anche mixare, quindi vi faccio vedere. Oppela. Vabbè, ovviamente non ho messo tanto, però è per farvi rendere il conto. Ovviamente si è stoppata la registrazione, dicevo. Vedete, questo è Sand Castle, questo è Mint Mojito e questi qua sotto invece, qua ho fatto una striscia, li ho uniti. Vedete che si può giocare e mixare con il make-up. Veramente, vi devo dire, questi qui mi hanno sconvolto, soprattutto l'anno scorso quando li ho provati in vacanza e sono stata fuori tutto il giorno, mi ricordo, a visitare Pompei, tutti gli scavi di Pompei, sotto il sole cuocente. Cioè, morta, grondavo praticamente. Io avevo questi illuminanti qua. E a fine giornata, proprio la sera, quando mi sono andata a struccare, facevo così, l'illuminante era perfetto. Perfetto, ma come appena applicato. Cioè, a me, generalmente vi dico, i prodotti durano. In generale il make-up mi dura. Ad esempio, il make-up che mi vedete adesso indosso, io l'ho fatto oggi alle 3 e adesso sono le... È mezzanotte e 40, quindi per farvi capire... Vedete, anche qua l'illuminante si vede, però considerate che ci ho messo questo liquido, questo qua che è una bomba, e l'ho anche fissati, quindi ci sta pure che sia così dopo tutto questo tempo. Sempre. Io ne devo fare video a quest'ora. Se avete capito la citazione, scrivete qua sotto nei commenti. Se non l'avete capita, non vi parlo più, no scherzo, però recuperate. E vi stavo dicendo che questi illuminanti qui li avevo mixati, cioè ho messo questo e un po' di questo, sono tornata che era come appena messo, cioè una cosa assurda. Di solito dicevo mi dura qualsiasi cosa, però cioè quello non è che mi era durato, quello era proprio come appena messo, una cosa assurda. L'ho messo più volte, infatti li ho messi più volte e il risultato è sempre lo stesso. Stupendi. Stupendi, veramente, ve li consiglio tanto questi di Fenty. Adesso io ho provato questo nello specifico e quest'altro Asla Baby. Mi piace molto come colori Asla Baby, però di formula trovo che questi siano migliori, più belli. Non so se forse è perché quella è una mini size, non lo so, comunque questi sono più belli. Provateli, provateli, sono una bomba. Ok, io ho finito qua e scusate se lo sfondo è un po' così, ma non sono riuscita a sistemarlo più di tanto. Vediamo. Vabbè che il video è finito, quindi dici, ce potevi pensare prima. Infatti ma è un po' meglio. Vabbè, comunque fatemi sapere se anche tra, cioè se tra di voi magari c'è qualcuno che ha provato questi prodotti e che li adora, o fatemi sapere se devo provare qualche altro prodotto. Quali sono i vostri illuminanti preferiti? Fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.